Ciao a tutti ragazzi, non ti qui a vostro PM. Oggi andiamo soprattutto a parlare di Juventus e di Roma, le ultime due partite che hanno segnato, soprattutto questa, le due per ultime partite che hanno segnato questa 23ª giornata. Andiamo subito a prendere la pagina dei top e dei flop dei giocatori e andiamo a vedere soprattutto anche le statistiche quanto riguarda il fantasy social market. Ma prima vi invito sempre a iscrivervi al canale, lasciate un like, attivate la campanella se aggiungete nuovi contenuti. Parliamo soprattutto di Juventus. Juventus che ha avuto delle lacune, ma nonostante tutte le lacune che ha dimostrato tutto in questa partita, ha vinto e ha portato 3 punti a casa. 3 punti che, se levando i 15 punti di penalizzazione, è una Juventus che si trova automaticamente in zona Champions e ha ben 47 punti. Quindi a pari punti, se non sbaglio, con l'Inter. Se andiamo a vedere tutta la classifica di questa Serie A, Serie A che vede l'ultima partita giocata stasera alle 20:45, una Serie A che in classifica si trova con 62 punti in posizione Napoli, Inter 47, Roma, Milan 44, Lazio 42 e 41 l'Atalanta. Juventus a 32 con i 15. Se verranno eliminati questi 15 punti di penalizzazione, la Juventus si troverebbe a 47 punti automaticamente, insieme all'Inter a pari punti. Una Juventus che ha vinto questa partita contro lo Spezia, una Spezia che ha avuto delle chance nel primo tempo, poi non si è visto, è stata uno Spezia a sprazzi. Una Juventus che in quel reparto offensivo ha trovato quei due gol importanti, ma ha delle lacune soprattutto secondo me al centrocampo. Quel parete è veramente inguardabile da vedere. Bisogna dare veramente spazio a questi giovani come Fagioli e altro come Miretti, che insieme a Chiesa, Vlahovic, a Di Maria e tanti altri giocatori potrebbero dare veramente una grossa mano a questa Juventus che ha dimostrato in Europa League di avere alcune difficoltà e il ritorno deve assolutamente vincere, perché è come se fosse una finale per questa Juventus che deve assolutamente raggiungere questi due obiettivi per anche avere un futuro positivo per quanto riguarda l'allenatore Allegri, che continua a mettere questo modulo in campo, un modulo che per tante persone non piace, uno stile di gioco veramente brutto a vedere, il cosiddetto stile di gioco cortomuso che Allegri porta sempre risultati positivi ed è l'unico modo per mettere a tacere tante dichiarazioni da parte anche dei tifosi bianconeri. Una partita che in fondo, oltre ai 3 punti che sono importanti in questa Juventus, abbiamo visto alcune volate di Vlahovic, alcune volate di Di Maria, ma anche del giocatore Kean, che mi piace come giocatore, Kostic che sta veramente facendo un ottimo girone di ritorno, un Kostic che fornisce tanti assist ed è veramente una pedina importante per Allegri, insieme anche agli altri attaccanti come Vlahovic, Chiesa e Kean. Secondo me questa Juventus al ritorno riuscirà a passare il turno in Europa League e questa vittoria darà veramente tanto morale e tanta autostima ai giocatori e soprattutto aumenterà lo stato mentale dei giocatori. Una Juventus che deve assolutamente lottare per questa penalizzazione in campionato, ma deve anche lottare in Europa League se vuole continuare. Se vuoi continuare tutto questo obiettivo, che per la Juventus è l'unico obiettivo dopo la qualificazione in Champions League, è l'unico obiettivo che in questa stagione deve assolutamente portare a casa. Un'altra partita che mi è piaciuta e che non mi è piaciuta un lato per quanto riguarda i tifosi della Roma è stata soprattutto questa partita vinta da Mourinho, senza attaccanti, ha avuto soltanto l'approccio di Belotti e di Shaarawy e anche di un giovane molto importante che va a segno in questa partita. Primo gol in Serie A di Solbakken, che Mourinho parla bene soprattutto nel post partita e parla anche bene quanto riguarda i risultati positivi che sta portando. E ricordiamo che Mourinho è un allenatore che non sbaglia mai gli obiettivi che è prefisso tutto all'inizio del campionato e inizio stagione. L'obiettivo della Roma è quello di qualificarsi in Champions League e di portare soprattutto questo obiettivo a casa, che manca da tanto tempo soprattutto nella società.
Un altro obiettivo è quello che ha vinto la partita senza Abraham. Con l'infortunio di Abraham e l'infortunio di Dybala ha vinto una partita molto importante contro questo Verona rognoso che ha fatto veramente tanti risultati positivi. Se andiamo a vedere, ha portato a casa due vittorie e due pareggi nelle partite precedenti. Ora è arrivata la sconfitta contro la Roma. Un Verona che è veramente in forma e che crede ancora nella salvezza. Nonostante tutto la sconfitta contro la Roma, secondo me è un'altra squadra che insieme a Spezia, Salernitana e Sassuolo si giocheranno su tutto la salvezza e la provvigione su tutto in questa Serie A. Fatemi sapere attraverso i commenti cosa ne pensate di queste due partite che ho visto veramente da un lato della Juventus ho visto veramente tante lacune nella squadra. Tanti errori, soprattutto come passaggi, come comunicazione tra i compagni. Nella Roma ho visto veramente un gioco di gruppo, un gioco che mi è piaciuto tanto, che fino in fondo ci ha creduto la Roma e ha trovato il vantaggio, ha trovato la vittoria. Una Roma che deve pensare su tutti gli infortuni che ha, quello di Dybala e quello di Abraham, dove Abraham attraverso le dichiarazioni che ha dato dopo l'infortunio ha rassicurato tutti i tifosi giallorossi, quindi non è nulla di grave per quanto riguarda Abraham. Ci vediamo al prossimo video, bella ragazzi!